stato passare da voce narrante ad attrice vera e cosa hai portato di tuo di nuovo? È stato molto emozionante arrivare al punto in cui la voce si è riunita al volto. È stato un viaggio, l'amica geniale, durato circa 6 anni, in cui ho conosciuto questo personaggio in un modo molto profondo e mi sono avvicinata piano piano, e quindi arrivare finalmente a incarnarlo è stato liberatorio, sorprendente e una grandissima responsabilità. Abbiamo cercato di mantenere una continuità con il lavoro fatto in precedenza da Margherita Mazzucco, portando però Elena a un livello di consapevolezza e di indipendenza sempre maggiore, grazie alla scrittura che lo permetteva e a un'età adulta che lo richiedeva. Tanti ragazzi l'hanno vista anche come esempio di lotta per l'emancipazione femminile, un messaggio di cui oggi c'è tanto bisogno. Sì, lo è, perché sono dei personaggi che sono, cioè Elena Ferrante ha scritto un manifesto femminista, e questi personaggi sono dei personaggi che danno la possibilità a una donna di guardare alla condizione femminile in una maniera nuova, e sono dei personaggi che fanno delle scelte coraggiose, che si oppongono a un sistema patriarcale, e lo fanno con intelligenza e grazia. Ma tu nella vita hai avuto mai un'amica di questo tipo? Amica comunque di odio, amore, anche competizione, ma anche grande amicizia e simbiosi? No, un'amica così non l'ho avuta, ho avuto però delle persone, delle amiche che sono state sicuramente fonte di ispirazione, sono state presenti nella mia vita e mi hanno aiutato a migliorarmi, che sono state capaci anche di dirmi la verità scomoda, che mi ha fatto crescere.